Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere quello che è il metodo migliore per fare un sailing. È veloce, è economico, è facile e secondo me non c'è veramente un modo più semplice di farlo. Però vi dico, soprattutto se guarderete questo video molto più in là rispetto a quando lo sto facendo, di controllare i prezzi del trade perché i prezzi in POI cambiano spesso e quindi potrebbe non essere più la soluzione migliore. Ma se volete imparare altre cose su POI e diventare più bravi a giocare a questo gioco, ricordatevi di seguire il canale e attivare la campanella, così ogni volta che metto un nuovo contenuto, magari sul prossimo miglior modo per fare i sailing, rimarrete aggiornati. E adesso passiamo al metodo. Allora, vi dico subito cosa ci serve. Prima di tutto un'armatura o un'arma a due mani da sailingare. Poi ci servono quattro bestie. Due sono il Black Morrigan, che costano al momento circa 12 caos l'uno. Poi ci serve un Kraitic Sandspitter che sta a 5 Chaos e un Kraitic Shield Crab che sta a 4 Chaos. Totale di 33 Chaos di costo. Andiamo alla Menagerie e utilizziamo queste bestie per creare delle ricette che ci permettono di fare quello che dobbiamo fare. Allora, una è fare in modo che la nostra armatura abbia il maggior numero possibile di socket. L'altro è che abbia il maggior numero possibile di link. Allora, le bestie hanno un livello. Se vedete, questa è a livello 69, questa è a livello 70. Se avete una build debole, cercate nel trade delle bestie di livello basso, perché appena attiviamo questa cosa, dobbiamo batterle le bestie. E quindi, se dovessimo morire perché non riusciamo a sconfiggere le bestie, sprechiamo praticamente i soldi della ricetta. Come vedete, abbiamo 6 socket. Adesso facciamo la stessa cosa per i link. Riesco a colpirlo. Ok. E come vedete, nel giro di pochi secondi e con 30 caos di spesa abbiamo fatto il nostro sailing. Raga, io spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!